io sto cercando di portare avanti diverse battaglie per dare un valore alla morte di mia figlia, per non avere una figlia sottoterra così senza ragione, senza motivo. Cosa vi siete detti ieri in questo breve scambio di messaggi? Niente, io gli ho rimandato un messaggio che le avevo mandato il giorno del ritrovamento di Giulia, un messaggio di condoglianze. E lui chiaramente non l'aveva letto. Ieri, grazie ad alcuni giornalisti, siamo riusciti a scambiarci i numeri, per cui gli ho rimandato quel messaggio e lui mi ha risposto, ha detto che mi avrebbe lasciato il mio nome qui all'ingresso per Perché farmi ci teneva partecipare. che ci fosse. Sì. Io ci terrei ad abbracciarlo. Quanta strada ha fatto per venire qui? Da Monteveglio, non Che, è dato l'Andrese, è che Bologna, non tutti sanno, Bologna. diciamo. Ok, va Sì, bene. diciamo è circa un'ora e 40 di macchina. Lei ci tiene ad Lasciato abbracciarlo. Sì. Perché? Perché cosa significa Perché Giulia Giulia è un oggi? po', ripeto, è un caso che a differenza di tanti altri ha risvegliato dentro di me proprio tutto quello che io ho vissuto con mia figlia, identico e preciso. Non dico che è mia figlia, ma mi sento Gino Cecchettini, insomma, sto vivendo quello che sta vivendo lui. Sentimenti e emozioni che è difficile spiegare. Tante persone qui in fila chiedono pene più severe. Oggi ci sarà il ministro della giustizia Nordio. Lei gli vorrebbe chiedere qualcosa? Io domenica mattina ho dato vita a una piattaforma web che si chiama www.certezzalapena.it. Sto raccogliendo tutte le testimonianze di tutte le persone che hanno subito un torto in famiglia, proprio perché alla fine del lavoro io vorrei raccogliere i dati necessari per poter mettere su una decina di persone di rappresentanza per andare a Roma a parlare con Nordio. Perché la figura di Giulia potrebbe cambiare un po' questo corso delle cose? Ma il problema non è la figura di Giulia, il problema è che non se ne devono più sentire cose del genere. Sono tante. Io parlo di omicidi in generale, dai femminicidi, ma di tutti i tipi di omicidi non si devono più sentire, soprattutto questi omicidi dove viene fuori quella che è proprio la mancanza di rispetto per le decisioni dell'altra persona, cioè questa possessività che si ha questo controllo che si vuole sulla vita degli altri. Comunque in generale gli omicidi non si devono più sentire, soprattutto questi omicidi così efferati. Il 2023 è un omicidio evitabile, in questo caso un femminicidio evitabile. Non ho capito, Nel scusami. 2023 questo qua secondo lei è un femminicidio evitabile? Parlare ancora di Io credo questo. che ci debba essere la base nell'educazione dei ragazzi in generale, parlo. Ci dovrebbe essere proprio l'insegnamento del rispetto verso il prossimo, verso la vita del prossimo. Ci ripete il nome dell'associazione? Non ho parlato di associazione, è un sito, è una piattaforma web che si chiama certezzadelapena.it. E lì sopra è possibile andare, raccontare la propria storia, quindi registrarsi, e noi diciamo, raccoglieremo tutti i dati della gente che ci racconta, e loro ci racconteranno quello che non ritengono giusto anche nei processi, soprattutto io, in particolar modo nei processi per i minori, insomma, perché ho vissuto. Però le dico che in 2 giorni sono arrivate più di 180 mail, quindi sta funzionando e questa è una cosa che mi fa piacere. Una raccolta delle denunce di